Allora, Sandra, dimmi. Tu adesso si vede che sei te ai fornelli, ma in realtà è tutto il tempo, ho fatto tutto io. Come vedete, questo sugo l'ho scongelato io sui fornelli. E l'avevi anche fatto tu? Certo, il sugo l'ho preparato io, la passata l'ho fatta io, questa pasta bolle grazie a me. E adesso lei fa le carotine, giustamente, perché carrots, perché... carotti, carote, giustamente. Scusa, ma ho dovuto farla la battuta anche se era pesce. Gallo. Ecco, strano che ha gli occhiali. Infatti volevo provare, la prima cosa appena li ho visti li volevo provare come sono. Devi sempre provare, no. Che altro? Ma è un cazzo, mi va da bene. Ucci! Come è andato lo studio stamattina? È stato intenso, breve ma intenso. Sono belli. Io ho dormito, è stato breve ma intenso. Lungo e intenso. Un lungo intenso. E ancora gli occhiali, non so come va. Arrivo di... Se lei che è allibita, ragazzi. Per una sega non vedo, sia ancora un po' lì. Ok, buono. Altro scolino. Guarda che non c'è più, praticamente questa è scolata. Sì, va bene, ma scolata no. È bollente l'acqua? Sì, tanto non c'è. Aspetta, tiramene fuori un po' a me prima di mettere il sugo. Ok, buona, è scolata. Allora, siamo venuti a mangiare una pizza da Uccia, suoniamo il campanello. Tu tu tu. Tu tu. Ah, è aperto, ma porca miseria. Sì, è il cancello aperto. Parola d'ordine, Gallo. Ma non serve la parola d'ordine. La prima volta nel vlog. Buonasera. Ciao. Pizza. E vai, ciao Gio. Ciao Gerson. Come ciao, va? Ragazzi. Bene, bene, adesso che siamo per mangiare poi, da Dio. Oh, fantastico. Allora, che bravi, cazzo. Ma sì, ma meglio. Ma c'è anche meglio, cazzo. Secondo me... Guarda qua c'è... Anche oggi il Gallo ha dato prove culinarie. Pizza cappumara una goffa. Guardate che cazzo, che professionalità. Ma io mi scosterò da questa professionalità e farò finta di fare qualcosa. Vai a salutare i canarini, dai. Ecco, dove sono? Tu hai i canarini in gabbia? Lo so. Mi piangono ancora tutte le volte che li vedo. Lascio il bordo. E Gianni cosa dice di questa cosa? Eccoli qua i canarini di Uccia. Dovresti fargli notare. Devi dirmelo, che almeno sì, non sono stronzate quando mi registri. Allora, o apriamo un'altra muttina, oppure questa la lasciamo bianca. Cosa facciamo? A te la scelta. Un'altra muttina? Sugo. Ah. Di mutti. Perché? Cioè, perché questa è finita. Ok, ma io cosa c'entro? Tu devi fammi scegliere questa qua, apro un'altra scatola, la lasciamo bianca. No, io voglio il pomodoro. Allora apriamo un'altra. Ma ci mancherebbe, certo che ne apri un'altra. Quindi apriamo un'altra. Guarda che queste le pago io di cose, quindi. Ma con tutto il sugo che, io, che mi hai consumato oggi, che io cazzo, poi resto senza. Ma è rimasto sullo stomaco, Gallo, tutto il sugo che ho mangiato. Potevi mettercene un po' di meno? Ah, cos'era il sugo? Bastava. Col pomodoro. Il sugo col pomodoro? Di Sicilia, di Sicilia. Sugo di pomodoro. Ah, nel senso era sugo, ok, no, che insomma magari era... Magari era sugo di ragù. Appunto. Guarda la mia pizza, Uccia. Wow. Grazie Ale. Merito di Gallo. Molto buona. Grazie Ale, molto buona, bravo. Molto buona, grazie Ale. Prego, prego. La rifarò anche un'altra volta se vuoi. La prossima volta ti invito anch'io e te la faccio io la pizza. Va bene. Faremo una comparison. Non sarà buona come la prima. No, ma sicuramente. Però almeno evito di far tutto io anche un'altra volta. Questa è l'ultima in basso. Di dare sentimenti. Ma puoi ridire quella che hai detto un minuto? No, non si può. Era questa. Ma dilla con sentimento come prima. Sentimento esatto. Devi star così per le prossime 10 ore e magari riuscirà ancora. È vero, comunque lei conosce Dragostea. Ma non è rumena. Però lo conosci. Sì, però parla il rumeno. Tu parli il rumeno, no? Quindi che Dragostea Dintei la conosci tutta. Numa Numa Ye. Numa 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 Ye.
Kiputoshi, Dragon Stead in te. Kiputoshi. Chiami te, Seroki. Dai, di la tua solita frase. Venite. Fu il 16 luglio e agosto. E per la gioia di Ale e Sandra, buonanotte. Buonanotte. Buonanotte, ragazzi. Buonanotte. E buonanotte. Suoniamo il campanello. Siamo come il cane a due teste.